resta qui un messaggio di te. Mentre scrivo il tuo nome sui blog. Di solito ascolto musica specialmente in macchina, specialmente quando torno da qualche serata. I 5 dischi che porterei su un'isola deserta, sicuramente uno italiano, Battisti, che io adoro, uno dei Queen, uno di Amy Winehouse, uno di Alicia Keys, un disco latino. Si può dire anche solo latino, il latino ti mette buon umore. Mi piace un po' di tutto, insomma, non faccio una scelta mirata di un artista. Mi piace variare anche di genere. Rispetto tantissimo i vecchi cantautori italiani, le vecchie canzoni. E poi ovviamente non posso dimenticare la grande signora italiana della musica, che è Mina. Il concerto che mi ha cambiato la vita è stato quello di Alicia Keys di qualche anno fa qui a Milano. Ho capito che per esempio è importantissima la presenza scenica, le coreografie sul palco, insomma mi hanno affascinato tante cose, non solo l'aspetto musicale. Se potessi far tornare indietro un artista, sceglierei Amy Winehouse, perché penso che la sua scomparsa sia stata un po' troppo triste. Il disco perfetto è sicuramente il disco che ti permette di esprimerti per come sei realmente, e mi piacerebbe che il mio pubblico mi conoscesse anche come persona. Quello che cerco è di vivere sempre più serenamente la musica. Se potessi partire, andare in vacanza adesso in questo momento, andrei sicuramente al mare.